Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato la modifica della denominazione del comune di Fubine in Fubine Monferrato. La richiesta è stata avanzata dal Consiglio comunale con il parere favorevole della provincia di Alessandria. L'Assemblea ha poi votato diversi atti di indirizzo per la liberazione del medico iraniano Ahmadreza Jalali, condannato a morte in Iran, per tutelare i panificatori, migliorare il segnale RAI in Piemonte, ribadire la contrarietà al pozzo esplorativo di Carpignano e far fronte ai danni dell'alluvione dello scorso novembre. Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, ha consegnato una targa a Vera Vigevani Jarak, ebrea italiana rifugiata nel 1939 in Argentina per sfuggire ai campi di concentramento, madre di Plaza de Mayo, dopo la morte della figlia Franca negli anni della dittatura militare di Videla. La testimonianza di Vera Vigevani Jarak. Mai più il silenzio quando vedi le cose che stanno accadendo accanto a te, che hanno bisogno soprattutto di solidarietà. Differenza è la cosa peggiore che ognuno di noi può fare e cerchiamo tutti quanti di far nascere un mondo migliore. Presentata a Palazzo Lascaris, Il Sole per Amico, campagna nazionale di prevenzione contro il melanoma promossa da IMI, Intergruppo Melanoma Italiano, con il Ministero dell'Istruzione e il patrocinio della Regione Piemonte, un progetto educativo destinato alle scuole elementari. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. È molto molto importante sapere quando un bambino si espone tanto al sole a che cosa va incontro. Il Consiglio regionale del Piemonte sostiene sempre iniziative finalizzate a promuovere nuovi stili di vita, buone pratiche. Aula magna dell'Università di Torino, gremita di studenti delle scuole superiori per ascoltare Liliana Segre, una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani deportati ad Auschwitz. L'incontro, nell'ambito delle iniziative per il giorno della memoria, è stato organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione con il Museo Diffuso e l'Università. Liliana Segre. Ho cominciato a presentarmi come nonna e vedo che questi ragazzi ascoltano con molto interesse, perché la mia è una storia vera e io sono una delle pochissime persone ancora in vita che può dire io mi ricordo. Il presidente del Consiglio regionale ha partecipato alla cerimonia di commemorazione al cimitero monumentale di Torino in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata, cui è stato dedicato un DVD dal titolo La città vuota, Pola 1947, proiettato al Polo del Novecento. La stampa ha festeggiato i suoi 150 anni con una mostra fotografica allestita nell'aula del Senato di Palazzo Madama a Torino. All'auditorium del Lingotto si è inoltre tenuta la cerimonia ufficiale con il capo dello Stato Sergio Mattarella, alla quale ha partecipato il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.